Ed eccoci qua, arrivate in palestra. Oggi era leg day, quindi sì, alleniamo gambe. Allenamento tosto perché appunto ho cominciato con gli squat. Gli squat sono un esercizio in cui appunto non sono molto forte. Vorrei essere una di quelle ragazze che solleva, non lo so, tipo 20 kg al lato, 30 kg al lato. Ci arriverò, lo spero, ma adesso non è il caso, insomma. Quindi sì, inizio piano, chi va piano va sano e va lontano. E dopodiché sono passata a fare RDL, quindi Romanian Deadlift. E poi ho fatto un altro paio di esercizi, ma un po' più di contorno così. Pit stop dal fruttivendolo perché mi serviva la frutta e volevo assolutamente le albicocche. Questo fruttivendolo è una gioielleria in tutti i sensi, sia di bellezza sia di prezzi. Però almeno ho preso le mie amate albicocche. Eccoci qua, chica, sono tornata dalla palestra, ho fatto doccia, skincare, adesso sono pronta per fare colazione. Sono passata a comprare la frutta perché serviva un po' di frutta fresca. Io ho bisogno di frutta per la mia colazione. Ieri sera mi sono preparata il mio solito amato protein pudding con le proteine. Queste qua, queste proteine vegane che amo di Prozis, gusto bonbon. Adoro tutti i gusti in realtà di questa linea. Però ci ho aggiunto cacao per fare appunto questa specie di pudding super denso. E adesso ci aggiungo yogurt, frutta secca. Faccio una bella colazione fresca, tranquilla e molto bilanciata, ma anche leggera per non appesantirmi con questo caldo torrido di questo periodo. E fatemi sapere qual è la vostra colazione top del periodo, insomma. E dato che ho preso queste bellissime albicocche, le albicocche sono il mio frutto preferito, lo sapete, in assoluto, soprattutto quando sono super mature, dolci, col cioccolato, trovo sia un connubio. Alla fine penso che la Saker si faccia così con la marmellata delle albicocche, il cioccolato sì. Quindi iremo. Quindi classica colazione di questo periodo, il nostro protein pudding, poi ci aggiungo yogurt, questo yogurt naturale di soia, albicocchine e noci. Ed è perfetta, super bilanciata. Ed eccola qua la nostra tipica colazioncina. Qua abbiamo il pudding vegano, il cioccolato proteico, non so, io lo chiamo così ma voi chiamatelo come volete, con yogurt, albicocche e noci. E qua un altro quintale di albicocche. Io capisco che magari voi vorreste nuove idee per la colazione, ma adesso sto in fissa con questo. Un'altra colazione con cui sto in fissa è farmi yogurt greco e frutta e granola, oppure salsina al cacao e frutta secca. Però diciamo sono tutte su quel filone, ecco. L'estate invece questo. Ogni tanto mi faccio anche i pancake e li lascio in frigo. Quindi, casualità, quando registro capitano sempre più o meno le stesse cose. Dovrei sforzarmi di fare altro quando registro, ma io voglio portarvi con me nella quotidianità, naturalezza, e quindi diciamo seguo il mio istinto. Buonissimo. È arrivato il momento di farsi un bel caffettino. Questo me l'ha preparato Giulio qua con la moca, che se mio parere onesta è la moca fatta sul fornello elettrico, è meno buona del fornello a gas, ovviamente è meno buona della mia Nespresso Vertuo, ma necessità fa virtù, ci accontentiamo. Ieri siamo andati a prenderci il frappuccino da Starbucks e io mi sono ottenuta sia la cup che la vado, in più mi ero presa una canuccia in più, quindi adesso cerchiamo di creare la nostra versione del caffè di Starbucks. Sono decisa se farlo formato frappuccino oppure fare caffè normale, però potrei benissimo fare un frappuccino. Solo che poi ci metto un po' di rampo e scolpo le cose, ma è piuttosto immediato. E frappuccino sia. Usiamo il Ninja NutriBullet, che è una svolta, perché veramente riesce a fare tipo caffè monoporzioni in 2 secondi. Quindi qua abbiamo la nostra cup. Serve ovviamente ghiaccio, io ne metto 3 cubetti, così. Come latte poi uso questo latte di soia al cioccolato, che è buonissimo, ma siete liberi di usare il latte che volete, siete anche liberi di non replicare questa bevanda, io la sto facendo e spiegandola a scopo veramente ludico. Questa è buonissima, tipo troppo buona, la uso anche nel pomeriggio per fare il mio collagen frappè, che magari poi vi faccio vedere. E sì, faccio un sacco di frappè durante il giorno, tipo uno la mattina e uno il pomeriggio, ma mi tengono fresca, insomma. Per renderlo ancora più dolce ci aggiungo un po' di queste che sono il
il classico tic. Io metto parecchie gocce. Perché devo essere sincera con voi, il sapore del caffè, non so perché ultimamente non mi sta piacendo tantissimo. Quindi tipo per berlo, so che non devo berlo per forza, però nel senso ogni tanto ne ho bisogno. E quindi lo devo fare molto dolce e col cacao, cioccolato, cose così. O con sciroppi vari, perché altrimenti faccio fatica a mandarlo giù. Non so cosa mi sia successo, io lo amavo, adesso improvvisamente sono passata a questo. Quindi infatti quando vado fuori o prendo tipo il matcha, che è quel tè verde, quella polverina verde molto buono, secondo me sta un mix di pistacchio e terra. Oppure mi prendo il ginseng, anche con la mia Nespresso Verco avevo preso l'abitudine di farmi il ginseng. Comunque, pronti al frastuono? Un taste test. Vi dirò, ti dirò. Buono. Allora, bellezze, ci mettiamo un attimo qua, che vi volevo aggiornare e raccontare una cosina, perché non so se l'avete notato già da questo video, ma questo anello qua, che non è un anello così a caso, diciamo che è un mio regalo anticipato di compleanno e lo volevo da tantissimo tempo. In realtà questo, sto parlando del Oura Ring, non so se lo conosciate, ma insomma è praticamente questo anello che è un gioiellino dell'ingegneria e non so se vedrete questi sensori qua. Praticamente te lo metti al dito, deve essere specificatamente questo dito perché è quello che riesce a rilevare meglio il battito cardiaco, e lui, oltre a misurarti i battiti cardiaci, rileva la temperatura, quindi l'attività fisica, il sonno. È una sorta di Apple Watch ma un po' più sofisticato per alcuni termini, perché riesce a rilevare anche la temperatura, cosa che l'Apple Watch non fa. E infatti lo volevo apposta per questo, perché appunto rilevando la temperatura, sapete no, che in questo periodo vi raccontavo spesso del fatto che mi stava interessando molto rispetto ai temi riguardo donne, ciclo mestruale, entrare in contatto con il proprio corpo, cosa che io vi cerco di trasmettere sempre, il senso di quanto sia importante essere allineate con il proprio corpo e i messaggi che questo ci manda. E appunto volevo prendere questo anello per sintonizzarmi ancora di più e per riuscire un attimo a rilevare appunto quelli che erano i cambiamenti all'interno del mese per quanto riguarda la mia temperatura corporea e quindi il ciclo mestruale, perché sapete appunto il nostro corpo ha una temperatura diversa in base al periodo del mese in cui stiamo, e grazie a questo non riesce a capire se è fertile o meno. Voglio entrare sempre in tune con il mio corpo e ho deciso di fare un cambiamento quest'anno. Sapete, quest'anno io compio 26 anni. È assurdo, cioè è assurdo, perché non lo so, tipo qualche anno fa 26 anni mi sembrava un'adulta ormai, e sono consapevole che non sono più una ragazzina, e 26 anni comunque è un'età importante, però mi fa strano, cioè mi fa proprio strano. Mi ha fatto strano avere 25 anni quest'anno, mi fa strano avere 26 adesso appena li compierò. È strano, non so se questa sensazione passerà a un certo punto e uno avrà consapevolezza della propria età, ma mi fa un sacco strano e volevo infatti condividerlo e fatemi sapere se voi vi trovate nella stessa situazione. Quindi questo per dirvi appunto che il mio obiettivo in questo anno, era questo anno a venire, quello di entrare più in sintonia con il mio corpo, con i messaggi che mi manda, e riuscire ad ascoltarmi. E ovvio, ascoltarsi è una cosa che io dico sempre che è fondamentale, e non vuol dire ovviamente lasciarsi andare, vuol dire riuscire a capire i segnali appunto che il corpo ci manda e agire di conseguenza, e avere degli strumenti come questo che ci aiutano nel farlo, soprattutto inizialmente, soprattutto in una società di oggi che ci spinge a fare tutto tranne che all'ascoltarsi, può aiutare. Quindi veramente mi ero chiusa sul fatto che lo volevo e l'ho preso adesso. Io sono una che si fa regali raramente, devo essere sincera con voi, ho tantissimi desideri, sono una che in mente mia tipo spenderei soldi così a go-go perché mi piace tutto e mi piace tutte le cose più costose in assoluto, però poi nell'atto pratico non me le compro. Perché? Perché tipo sto là e dico, come giustifico una spesa di questo tipo? In realtà spese di un certo calibro non si giustificano, però a volte uno deve fare, insomma. Io non sto parlando solo di questo, sto parlando anche di altre spese che ho voglia di fare in questo periodo, soprattutto perché ecco adesso c'è un po'
compleanno, perché mi ero detta che se, dato che ho finito gli esami il 20 giugno, pure prima di quanto mi sarei aspettata, perché mi ero detto che se avessi finito gli esami entro la sessione estiva mi sarei fatta un regalino, ci vedrete se mi farò. In realtà dovrei farmelo, perché devo mantenere fede alle promesse che mi faccio, perché se nemmeno riesco a mantenere fede alle promesse che faccio a me stessa, allora dove voglio andare, anche se queste si identificano con migliaia di euro spesi. Ma in ogni caso non giudicatemi anche voi, perché insomma ci metto un po' a entrare in pace con queste mie scelte. Però è così, devo essere consapevole di me stessa anche da questo punto di vista. Io ho gusti veramente costosi, però a parte questo, stavo parlando dell'anello, io mi sono persa in chiacchiere, quindi sì. Quindi, come vi dicevo, questo anello perché l'ho preso? Perché sì, mi interessa tantissimo entrare più in tune con il mio corpo, riuscire a cronometrare il sonno, perché questo fa anche questo. Infatti stanotte l'ho usato, ho dormito bene a quanto pare, anche se ho dormito poco, perché ho dormito 6 ore e 22, che non è tanto. Io predico sempre bisogna stare fra le 7 e le 8 ore, però ecco, ieri sono andata a letto a mezzanotte, mi sono alzata alle 7 stamattina, però in realtà di sonno puro 6 ore e 22, di cui sonno deep diceva 2 ore, un po' meno, e REM era 1 ora e qualcosa, insomma cose così. Poi ve ne parlo meglio se vi interessano anche queste cose, ma l'ho preso appunto anche per tracciare la temperatura, collegarla al mio ciclo mestruale e cronometrarlo. Questo perché ho in mente di fare un cambiamento importante quest'anno, da qui a poco, e quindi questo mi serviva. Niente, poi se vi interessano molto di più questi temi, perché a me interessano un sacco, però ecco, nonostante io qua voglio portare quello che interessa a me, non voglio nemmeno annoiarvi, però so che queste cose potrebbero aiutare un sacco di voi, come appunto sta aiutando me a sapere queste cose, quindi mi farebbe super piacere condividerlo con voi. È arrivata la spesa che abbiamo fatto online dal Mercadona, quindi adesso la stiamo mettendo a posto, ma voglio farvi vedere un attimo cosa abbiamo preso. Oltre a questo ci sono anche un sacco di bibite che sto sistemando adesso Giulio, però quelli diciamo sono meno interessanti, acqua frizzante, tè, cose così. Questa è la nostra solita pizza che amiamo, quella serrana con formaggio e jamon serrano appunto, che facciamo al forno, la bruciamo e siamo contenti, è buonissima, diciamocelo. Poi un bel po' di frutta, melone bianco, troppo buono, però non stiamo più trovando quello proprio buono buono buono, infatti abbiamo preso questo qua questa volta e confidiamo in questo. Poi queste che sono in teoria percocche, quindi un mix tra fresche e albicocche, susine, quindi buone, queste non fanno impazzire, ma vedremo. Zucca, io amo la zucca e questa è quella già tagliata, pronta, fatta a tranci. Poi yogurt, abbiamo amato il mio yogurt di soia al naturale. E poi questo che è tipo yogurt greco. Poi ho preso l'albume, che era un po' che non prendevo, ma magari per farmi qualche pancake la mattina, frittate, cose così. Poi un bel po' di pollo, questo è macinato di pollo e tacchino, che siamo per fare le polpettine. E questi invece semplici filetti di pollo, che facciamo alla piastra con sale, olio e rosmarino. Poi il riso basmati che abbiamo finito, e questo lo facciamo tipo in bulk, lo cuociamo tipo un bel po' e poi lo teniamo in frigo e consumiamo durante la settimana. Cucumber, quindi cetrioli, che io amo in questa stagione nelle insalate e cose così. Carote, zucchine, un bel po', melanzane e altra zucca. Questo è tipo butternut, che non mi fa impazzire ma non è malissimo, e per diciamo colmare la mancanza da zucca delica va benissimo. So che questi video, nonostante io sia a Barcellona, sono piuttosto comunque casalinghi, piuttosto tranquilli, però è perché voglio, cioè a me piace portarvi con me durante le mie giornate, farvi vedere la mia normalità, comunque entrare in un'atmosfera un po' cozy con voi e aprirmi. Però capisco anche che possa essere divertente vedere video in cui vado un po' più in giro e faccio quelle cose là anche, però ecco, devo un attimo prenderci più il feeling con portarvi in quelle situazioni. Però se per voi sono interessanti, vi piacerebbe anche vedermi un po' girare all'esterno, lo includerò molto di più e ho intenzione di farlo chiaramente. Però ecco, magari dovrei alternare più content di quel tipo e content di questo tipo, però a me piace anche chiacchierare con voi e aprirmi e parlarvi appunto di queste cose. Quindi niente, fatemi sapere un po' che ne pensate voi. Vi mando un bacione, alla prossima, ciao e grazie.